Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Crisi. Secondo l'Istat, la fine della recessione arriverà nel 2015, ma la crescita sarà debole. Renzi annuncia, se serve, fiducia sul Jobs Act. In America, Brittany Maynard si è suicidata. L'Istat prevede che il nostro paese uscirà dalla recessione nel 2015, ma sottolinea che la crescita sarà debole e dopo 3 anni di riduzione nel 2014 la spesa delle famiglie segnerà un aumento dello 0,3%. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, si attesterà al 12,5% nel 2014. Il premier Matteo Renzi a Brescia all'Assemblea degli Industriali nello stabilimento della Palazzoli. Fuori alta la tensione per la protesta dei lavoratori Fiom, CGIL e dei centri sociali contro il Jobs Act. Le dinamiche parlamentari le vedremo alla Camera nei prossimi giorni. Se ci sarà bisogno di mettere la fiducia, metteremo la fiducia al Jobs Act, dice il Presidente del Consiglio. Si è suicidata Brittany Maynard, la 29enne americana, malata terminale di cancro, che qualche settimana fa aveva annunciato in un video di voler mettere fine alla sua vita a causa delle sofferenze della sua malattia. La giovane, che nei giorni scorsi aveva fatto credere di aver cambiato idea, ha preso i farmaci letali nella sua nuova casa di Portland, in Oregon. «Ho scelto di morire con dignità», ha scritto Brittany su Facebook. La famiglia di Stefano Cucchi oggi in procura per incontrare il procuratore capo di Roma Pignatone, che domenica si è detto disponibile a riaprire le indagini qualora dovessero emergere fatti nuovi. «Abbiamo vinto, Stefano, abbiamo vinto. Mi parlavano di morte naturale, ma ormai tutti sanno e tutti hanno capito. Abbiamo vinto», ha scritto su Facebook Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. Una forte ondata di maltempo in arrivo sul nostro paese colpirà con intensi nubi fragili la Liguria, il Piemonte, le Alpi, Prealpi e poi la Toscana, il Lazio ed infine la Sicilia. E arriva anche la neve, che cadrà copiosa sulle Alpi sopra i 1700 metri. Questa forte perturbazione ci terrà compagnia per quasi tutta la settimana. Disastro Milan, felicità Palermo, i siciliani sbancano San Siro battendo i rossoneri per 2-0, interrompendo la striscia positiva degli uomini di Inzaghi. Una serata da dimenticare per il diavolo, in linea con la disastrosa trasferta di Cagliari di appena 4 giorni fa. Mea culpa di Inzaghi, ma a volte le scoppole fanno bene.